Ciao ragazzi, un salutone dal vostro Grinone, bentornati sul canale, bentornati nella nostra carriera. Oggi sono un po' così perché, signori, ieri avevo 83, avevo 38 di febbre, ho preso medicine che penso diano ai cavalli, quindi sono tipo sotto effetto di stupefacenti. Ho tolto un dente la settimana scorsa, mi ha fatto male la gengiva un paio di giorni, non capisco un cazzo. La cosa importante del video di oggi comunque non è questa. Prendetevi un minutino adesso per ascoltarmi, perché vi voglio dire una cosa molto ma molto importante che mi fa un piacere enorme e che vi dovrebbe far capire anche a voi che alla fine su YouTube ogni tanto le idee e la creatività vanno oltre il clickbait, i video di merda, eccetera eccetera. Perché vi dico questo? Un mesetto fa, più o meno, qualcosa di più, stavo cazzeggiando in internet, intanto muovo qui perché non voglio che mi venga fuori la schermata con lo stadio che mi dà fastidio. Vi ho detto che le sinapsi oggi vanno in intermittenza. Stavo dicendo che un mesetto fa stavo cercando di acquistare la maglietta del Red Bull Lipsia online per metterla durante i video. In sostanza volevo trovare un posto dove comprarla che non fosse lo store tedesco per evitare magari i costi di spedizione eccetera eccetera, e tra una roba e l'altra sono finito sul sito italiano della Red Bull. A quel punto mi è partito l'embolo, perché ogni tanto mi parte, e gli ho mandato una mail. Vi giuro, gli ho scritto una mail dicendogli tipo che sono uno che fa video su YouTube, la carriera di FIFA con la squadra della Red Bull, se volete mandarmi una maglietta, tanto perché la metto su durante i video, grazie mille. So che probabilmente sta mail qua verrà cestinata in tempo zero, ma comunque ragazzi, trascriverla e non scriverla non ci perdevo niente. A non mandarla era comunque un no, per cui l'ho scritta. Sapete qual è il bello? Che contro ogni probabilità mi hanno risposto. Non sto scherzando. Adesso metto giù il controller. La risposta, scusate se mi muovo e mi sposto, è qua, in questo pacchetto. Magari nascondiamo l'indirizzo di dove lavoro, non so se si legge, non importa. E non so cosa mi abbiano spedito, quindi adesso, intanto che sposto sempre sti cazzi, lo andiamo a aprire insieme, ragazzi, con questo fantastico taglierino artigianale che secondo me mi taglia un dito. Allora, facciamo, dove cazzo è? La possiamo fare, raga? Tanto rumori di fondo da film horror. Come cazzo l'hanno sigillata sta scatola, porca troia. Allora, vediamo. Spero che non faccia troppo casino sul microfono tutti sti rumori qua. Cosa mi hanno mandato, ragazzi? Abbiamo un cappellino ufficiale del Red Bull Formula 1 Racing Team. Poi qua c'è una cosa unica, quindi la tiriamo fuori. La scatola, arrivederci, avrà fatto un casino terribile, non importa. Apriamo, e allora io tiro fuori, non si vede, ma vi faccio vedere, vabbè. Mi hanno mandato il gagliardetto del Rotenbullen Red Bull Lipsia, che è un spettacolo. Mi hanno mandato, ok, facciamo partire anche questo sacchetto e via. Questo qua è un cappio per quando voglio suicidarmi, bellissimo, sempre di Rotenbullen. No, penso che sia un portapasso, un gancio, qualcosa. Qui abbiamo, signor, ma quanta cazzo di roba mi hanno mandato? Questo è un asciugamano, un telomare, non si capisce che cazzo sia. Anche questo, bandiera asciugamano Red Bull Lips, lo metto, madonna, cioè verrà fuori un casino sto video, ma chi cazzo se ne incula. Ma soprattutto, signori, beh, questo comodo, molto bene, ma soprattutto, ragazzi miei, fra l'altro anche taglia giusta XL, signori, maglietta ufficiale, ufficiale del Red Bull Lipsia. Spettacolo, spettacolo, cioè vi giuro, io penso che sti qua in Red Bull devono essere fuori di testa, perché per rispondere così a uno che comunque su YouTube conta fin là, vuol dire che la Red Bull veramente, adesso non per far pubblicità, anche se comunque dovrei farlo perché mi hanno mandato tutta sta roba, o dovrei parlarle bene al minimo, hanno qualcosa in mente di diverso, hanno qualcosa, uno scatto in più. Beh, signori, io devo ovviamente ringraziare il team digital di Red Bull che mi ha risposto, perché poi sono stati loro. D'ora in poi avremo, adesso vado a cambiarmi la maglietta su del Red Bull Lipsia nei video, spettacolo, spettacolo veramente. Quindi mi cambio e ci vediamo fra due secondi, pronti per l'episodio di oggi. Eccoci qua, signori, con la maglietta, mi sento carichissimo, carichissimo. Grazie ancora Red Bull, veramente, perché siete fuori, voi siete fuori di testa.
voi non sapete cosa avete fatto. Raga, adesso però andiamo a giocare, sperando anche di vincere, perché bisogna. Andiamo a vedere le partite che abbiamo oggi, anche perché è un po' di giorni che non gioco, non mi ricordo più un cazzo, a parte le batoste che abbiamo preso. Quindi abbiamo Hoffenheim, Werder Brema e poi PSV Eindhoven in Champions, che dobbiamo assolutamente vincere, direi. Facciamo la partita con l'Hoffenheim con la squadra titolare. Anche se sono qualcuno un po' stanco, li facciamo giocare così oggi. Poi contro il Werder Brema, anche se è rischioso, faremo qualche cambio in modo che loro siano freschi per la partita contro il PSV, che è molto più importante. Adesso andiamo e spacchiamoli. Immancabili i nostri nazisti nella telecronaca. Sorso porta fortuna e via così. Facciamogli del male, signori miei. Bravo Gnukuri, che gioca al posto di Keita, che si è infortunato per 3 settimane ma tornerà come una bestia. Ribéry apre subito su Goretzka, che si fa vedere. Vediamo se prova a inserire un pallone in mezzo. Kimmich apre per Robben. Robben prova il tiro, giro l'in... Mamma mia, l'incrocio. Stavo per tirare giù qualche santo. Non farmi sti errori. Lindelof, mamma mia, il rimpallo. Palla che arriva. Attenzione, allarga su Kim Jong-un. Robben si porta via la palla molto bene. Robben, attenzione, la finta. Scarica su Kimmich. Kimmich largo per Ribéry. Attenzione Ribéry. Ribéry, il tiro fuori. Timone Werner resiste alla carica e va via. Timone Werner, palla per Goretzka. Vediamo, posizione regolare. Goretzka, il cross un po' lungo, tirato a cacao. Se la mettevi bassa arrivava Timone, la cacciava dentro. Calcio d'angolo comunque. Andiamo di batterlo in una maniera decente. Klostermann, palla sopra la traversa. Party Rock, Robben per Kimmich, molto bene, Kimmich ancora su Robben, ci mettono i piedi, Robben il tiro, la mamma santa, non so neanche che parola ho detto, me ne sono inventata una, che tiraccio, resiste alle cariche degli avversari, c'è Gnukuri che recupera palla molto bene, Timone Werner, rientra, Timone Werner, spara là dentro, Timone Werner, il portiere cosa ha fatto, attenzione Klostermann. Palla larga su Barzagli, che non tirerà mai, però riesce a metterla, mamma mia, non si girano. Dai arbitro, fischia, eccolo qua, fine primo tempo, siamo ancora 0-0. Però non male, devo dire che Ribéry è finito morto, vediamo se riusciamo a sostituirlo con qualcuno. Allora, ragazzi, io metterei quasi quasi dentro Poulsen attaccante e Ribéry lo sostituiamo con Werner. E poi in caso facciamo altre sostituzioni in corso della partita, tipo non so, Corona, Demme al posto di qualcun altro, ma vediamo se così cambiamo un po' qualcosa. Goretzka, Robben che prova a servire, eccolo qua Poulsen, apre per Timone Werner, maledetto di un portiere, ti tirerei un pugno. Però no alla violenza, mi raccomando ragazzi, è un pugno carezza, gli avrei tirato Robben in colpo di testa, niente da fare. Attenzione, cade Rabek qua, la palla dentro per Polanski che tira. Attenzione ancora Polanski, uè, ma dai, ma vaffanculo, ma che gol di merda che abbiamo preso, ragazzi, non lo guardo neanche, una puttanata come sempre su sti cross del cazzo, sotto 1-0 con l'Hoffenheim, non riusciamo a vincere, dopo il Bayern che li abbiamo pestati, le abbiamo perse tutte, ragazzi. Cioè non le abbiamo perse tutte perché non le abbiamo pareggiate a 0-0, però insomma, Gnukuri dentro per Poulsen. Poulsen che si gira, sombreraccio così, numeraccio e poi la mette fuori. Non era un sombrero ma era una bestemmia. Barzagli su Kimmich, subito Poulsen, Gnukuri, ancora Kimmich, belli, belli questi triangolini, belli. Poulsen per Timone Werner, anzi Goretzka, la palla buona per Poulsen. E l'1-1, e l'1-1 Yusuf Poulsen di Rotenbullen. Poulsen Yusuf, lo scambio con Goretzka, tunnel. E poi, signori miei, tocco sotto così e via così, ragazzi. E via così, Yusuf. Dai che andiamo a vincere sta partita, signori. Spremiamoli, cazzo. Klostermann, recuperiamo. Kimmich, ancora Goretzka. Prova la bomba da fuori, Goretzka. Vargas, gli bruciano le mani. La palla per Poulsen che arriva, non arriva al tiro. Attenzione, Robben. Robben ci prova sul primo palo. Guadagniamo un calcio d'angolo. Questi qua ormai c'hanno l'ano stretto come non sanno neanche loro cosa. Gnukuri ci prova di testa, Vargas la fa sua, han paura. Poulsen apre per Robben, mamma che fallo, bastardo maledetto. Poulsen subito per Timone. Dai parti Poulsen, non guardare l'arbitro, cazzo.
Timone Werner, la scivolata per recuperare palla. Ce l'abbiamo sempre noi. Klostermann, Yusuf, non farmi ste cagate. Non farmi ste cagate. Finisce la partita 1-1. Va bene, dai. Forsberg, sono uno dei migliori giocatori che è in squadra, ma in gioco poco. Se le cose non cambieranno, sarò costretto a riflettere attentamente sul mio futuro. Stai tranquillo, Emilio. Tu giocherai un sacco. Facciamo gli allenamenti, che sennò mi bestemmiate dietro. Allora, come mi avete detto, alleniamo Poulsen perché è rimasto fermo, quindi ha bisogno di salire. E poi Timone e Donnarumma insieme, ragazzi, così cerchiamo di far salire un po' tutti, ma Poulsen un po' di più. Va che bravo, che ha preso 2A, meglio che a scuola. Vabbè, gli Stati Uniti adesso anche loro vogliono che io alleni la nazionale, che due palle. Ho cambiato praticamente tutti quanti. È una partita difficile, so che è una mossa rischiosa, però il PSV dobbiamo essere super freschi e batterli. Capitano, fascia, l'abbiamo data da questa parte magari a Forsberg e andiamo via così. Come sempre, signori, hashtag di Rottenbullen, scritto Die Rottenbullen, con una T, con un 2L, casomai ve lo scrivo qua davanti. Sti nazisti maledetti, ogni volta che dico nazisti le prendiamo, quindi non lo dirò mai più. Sorso e via. De Wiesel che si ruba una gran palla, poi ci prova con un tiro incredibile da fuori, a fil di palo. Attenzione, Forsberg, Forsberg, Emilione, Forsberg, serie di dribbling, ancora lui, prende un fallo, bella sta posizione. Vediamo, Jesus, corona il tiro, alto, 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 male, 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 devo ancora capire come si tirano veramente le punizioni. Attenzione, il Sanker recupera ancora palla, Sabitzer, largo su Demme, che non è che abbia un tiro incredibile. Palla che arriva a Zelke, ma la mortadella che va a fanbrodo. Cosa, ma dimmi che si è fatto male, mi incazzo. Invece non si rialza subito. Fine primo tempo con il recupero. La palla dentro, occhio signori. Alstenberg, beh, non partiamo neanche ragazzi, perché tanto sappiamo che l'arbitro fischierà. Forsberg recupera un pallone, attenzione. Riesce a tenerla dentro. Ma che passaggi di merda sono questi? E finisce qua il primo tempo. Guarda come aprono questi, sempre in fascia, sti maledetti. Kruse, Alstenberg su di lui, non farlo crossare. Ci arriva Donnarumma in anticipo, bravissimo. E poi il rinvio corto, perché? Apertura, alare, su Demme, Sabitzer, la palla che rimane a noi. Sì, il corridoio per Emilione. Emilione, Forsberg, la palla per Demme, la palla per Sabitzer, che di tacco prova a mettere la corona. Corona apre per Sabitzer, che però è stanchissimo. È stanchissimo. Non arriva neanche al cross e si infortuna. E via tutti infortunati in compagnia, ragazzi. Abbiamo fatto entrare Gnucurì al posto di Sabitzer, che non ho idea di che infortunio abbia subito. E Gnucurì esordisce sparando la palla in fallo laterale. Complimentoni. Demme, bella palla dentro per il Sanker. Si aprilo. Si aprilo, corona. Arriva il tiro, invece no. Ti abbattessero veramente i nazisti. Che brutta roba, occhio che sto qua arriva anche al cross adesso. Sto qua arriva al cross, fanno gol, distruggo il controller. Per fortuna che l'abbiamo presa. Finisce con la partita 0-0, signori, non so che dire. Non so veramente cosa dire, uno schifo totale. Conferenza stampa per la partita di Champions. Motiviamo i giocatori. Vabbè ragazzi, non è che può sempre andare bene. Ci sono momenti alti e momenti meno alti, quindi ci può stare benissimo. Andiamo avanti, l'allenamento l'ho fatto, grande che sono. Questa partita di Champions però, signori, io la voglio assolutamente vincere. Per cui adesso veramente tutti quanti hashtag di Rottenbullen nei commenti. Giochiamo pure in casa, signori, non nominiamo la telecronaca chi la fa e andiamo nella nostra seconda partita di Champions. Willems, attenzione signori, subito ci sono loro. No, 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 non state mica rigo. Vabbè, non ho parole, ragazzi. Giuro, non ho parole. Non ho parole. Vabbè, qua ci sta, c'è poco da fare. Cominciamo benissimo così. Cominciamo benissimo così, vediamo di pararlo. Docco, come? Dove cazzo è passata? Cioè, gli ha attraversato il petto Donnarumma? Cioè, fammi capire veramente cosa è successo. Ma dai, ma puttana di quella troia. Jürgen Locadia, tua madre quella volta doveva farsi suora. Vabbè ragazzi, cattivi, dai, cattivi. Kimmich, cattivi. Ne abbiamo viste di peggio, signori. Ne abbiamo viste di peggio. Werner, la Goretzka, Timo Werner,
Kimmich. Kimmich apre su Robben, molto bene. Robben, la palla dentro, un po' troppo a minchia. Si era buttato come un rapace il nostro timone. Qualcuno dei miei che vada a prendere sta palla. Madonna santa, chi è questo? Bergiuluin qua. Che tira di merda, per fortuna. Che nome hai? Cioè, che nome hai? Che tiene palla, Kimmich ancora. Allunga per Astenberg che si è inserito. Vediamo se facciamo un gol di un cross. Timone Werner! Timone Werner, che è sempre lui, è sempre lui, è sempre lui. È sempre lui al 28esimo. Tappin vincente davanti alla porta. Mamma mia, che incazzato che è Timone. Fagli vedere Timone Werner. Fagli vedere 1-1. Adesso andiamo a prenderceli. Per il collo li prendiamo adesso questi qua. Robben, mamma santa. Ribéry apre per Goretzka. Goretzka scodella dentro per Ribéry, che è un nano. Attenzione, ancora Gnucurì. Ancora Gnucurì. La palla ancora per Timone Werner. Esplode il sinistro, rompe le mani all'avversario. Poi ci prova Robben, ma malissimo. Sbaglia il passaggio, la prendiamo lo stesso noi. Goretzka, mamma mia, il filtrante in mezzo al nulla. Finisce il primo tempo, siamo 1-1. Meritato, direi. Cambi non ne facciamo e andiamo col secondo tempo. Ribéry col pallone. Vediamo se riesce a servire, eccolo qua. Goretzka, quello è fallo, arbitro. Fanculo, me l'ha tirato giù. Timone Werner dentro per Kimmich. Kimmich, sbaglio sempre a fare la finta, raga. Sbaglio e sbaglierò sempre, c'è poco da fare. E poi noi andiamo in sofferenza, hai capito? In difesa. Guarda che roba. Guarda che maledetto porcaccio grande Grimaldo. Mamma mia, guarda questi tirano da qua. Cioè, sono finiti. Non ha fatto un cazzo, sono finiti. E stiamo pareggiando. Guarda che maledetti, guarda che maledetti come se l'appoggiano. Attenzione, bravo Barzagli. 84esimo. Che cazzo ficcia sto qua? No, chi è che si è rotto adesso? No, si è rotto Gnucurì, siamo nel cacao, ragazzi. Vabbè, facciamo entrare Demme. A sto punto facciamo entrare anche Corona e Forsberg, super freschi. Bravi. Bravi, Barzagli, Goretzka, parti Timone, parti, ma sto maledetto Di Moreno che c'ha sempre un piede in più. Bravo Diego Nedemme, ancora, vai Emilio, e adesso siamo in superiori, dove cazzo va? E finisce la partita, perché l'arbitro giustamente, primo tempo da minuti su minuti di recupero, vabbè, vaffanculo i coglioni che mi girano. Ragazzi, vediamo cosa ha fatto il Barça, che ha vinto, quindi il Basilea ha perso per fortuna. Oh, niente da fare, tre pareggi. Cioè, penso che una serie così poco positiva di risultati, non so da quant'è che ce l'abbiamo. Andiamo a vedere per quanto tempo si è infortunato Gnucurì. 4 settimane, vabbè, un mese, ragazzi. Fra poco dovrebbe tornare comunque Keita, quindi poco male. Avanziamo fino alla partita contro lo Schalke, perché abbiamo un calendario bellissimo, abbiamo capito. Prossimo episodio, cioè guardate che partite. Schalke 04, Friburgo e Barcellona, signori miei. Quindi io direi che campionato faremo giocare le riserve. E cioè, poi guardate quello dopo. Stoccarda, Bayern. Ma vabbè, incredibile. Abbiamo un calendario favorevole, come si suol dire. Signori, mi dispiace per i risultati non molto esaltanti, ma il calcio è anche questo. Andiamo a vedere un po' come siamo presi in campionato, perché la vedo male. Siamo 12esimi, una roba brutta. Io ringrazio ancora la Red Bull, perché mai veramente avrei pensato una cosa del genere, quindi veramente ti mette le ali, come dicono loro. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre con tanta qualità. Ciao belli!